Buongiorno, oggi andiamo a fare una passeggiata sulla sella. Questo è il vialetto che ci porta nella stradina che ci porta sulla sella. In realtà siamo andando dove c'è la torre spagnola, mezzo rovinata. Questa è la strada, qua c'è la zona militare e da qua si inizia a vedere un po' di panorama. C'è una casa con tante macchine, capisci se sono abbandonate o conservate, e qua c'è sempre una zona militare. Vialetto per arrivare su. Adesso una piccola discesa scoscesa da affrontare. Ce la fai Gabriele? Gabriele scende, vedete, facciamo il video su Gabriele. Scala la montagna, queste scarpe come aggrappano bene. Dai su, vieni, tieniti la retta, tieniti la retta. Dai su, veloce. Da questi angolini si può ammirare qualche scorcio della costa. Si intravede ancora il porto e la città. Questo è il Golfo degli Angeli. Si costeggia sempre la zona militare. Andiamo? Questo vialetto è una salita ripida da fare. Questa è una bella vegetazione. Non si vede il mare. Adesso saliamo qua su. Vediamo il panorama dopo questa breve salita. Wow! Già da qui è bellissima. Qua un bel po' di scalette per arrivare a destinazione. Qua ci alziamo, panorama sempre più bello. Ecco qua. Andiamo. Ok. Abbiamo intrapreso questo vialetto che dovrebbe portarci la strada giusta per arrivare alla sella. Una bella vegetazione, macchia mediterranea chiaramente. Questa è un'altra vista bella. Adesso proseguiamo il sentiero. Il panorama è davvero bello. Si vede proprio tutta la città. In fondo a Quarto. Sino alle zone, insomma, del margine rosso. E la strada che poi porta nella Villa Siminus, diciamo. Per l'inizio. Continuiamo il nostro sentiero. La torre si inizia a vedere. Questa è la salita un po' ripida, sempre chiaramente stiamo salendo verso l'alto e si intravede già la torre. Percorso non troppo complicato, dai, un po' anche per tutti, anche per bambini. Il panorama è sempre più bello. Oggi c'è un po' di maestrale. Ci sono un po' di parchi a vela che si stanno divertendo. Ed eccoci qui che scaliamo, si fa per dire, scaliamo, arriviamo sempre più. Eccoci arrivati alla torre. Vai. Qua c'è un bellissimo panorama. Ciao.
subito il video. Il vento che arriva alle nostre spalle, diciamo. Davvero bello. Adesso dobbiamo fare questa piccola salitina scivolosa e siamo su alla torre. Eccola la torre. Ecco, bellissimo. Hai visto Gabriele, siamo arrivati? Com'è stato? È faticoso? O non troppo? Saluta. Questo è il panorama che si vede dall'altra parte. Pazzesco. Oggi con questo vento e con lo scirocco dei giorni passati il mare è un po' più scuro, altrimenti qua sarebbe molto più chiara l'acqua. Panorama bellissimo, questo è il sottosella, panorama dietro la sella. Sì, la torre rotta, poverina. Questa è la spagnola d'avvistamento. Ecco Gabriele dietro. Laura che guarda il panorama. Bellissimo. Si può arrivare sino alla punta di questa roccia. Poi in fondo c'è la croce, però si fa un percorso differente, si passa da un'altra zona per arrivare sino a su. Il panorama è davvero bello, qua ci sono tutte le persone che hanno fatto questa piccola escursione. Attraversato il Golfo degli Angeli, Marina Piccola e la città di Cagliari. Pensare che a due passi dalla città ci sia un posto così bello, davvero una piacevole scoperta per chi non c'è mai stato. Ci riavventuriamo verso casa. Ecco il porto e adesso proviamo a fare quest'altra stradina che dovrebbe comunque portarci a destinazione, un po' più ventosa. Ecco Gabriele dietro che ci segue. Adesso Laura sceglie la parte di destra, speriamo che sia quella giusta. Ecco lì. Questo è l'altro giro, ma è comunque sempre un po' ripido a momenti, ma è abbastanza fattibile. Siamo sempre in mezzo alla vegetazione, siamo sempre più in basso. Eccoci qua nel vialettino. Poi probabilmente troveremo le scalette. Ecco qua, abbiamo incontrato anche altre persone, quindi il percorso è corretto, nonostante i dubbi di Laura. Ed eccoci qua, che stiamo scendendo piano piano. Qua siamo proprio in mezzo alla vegetazione, si intravede la città, questo scorcio, queste sono le scalette che abbiamo fatto. Un pezzettino e siamo praticamente giunti alla fine di questo percorso naturalistico. Un infortunio, dai, un infortunio di dieta, andiamo. Sto vantaggio. Ciu. Dai, scaliamo. Dai che siamo arrivati quasi. Sempre zona militare. E qui siamo praticamente rientrati. Eccoci qua arrivati. Alla fine del vialetto, costeggiando la zona militare. Quel cancello porta qui tutta la zona militare.
Niente, anche questa avventura è finita. Ci vediamo alla prossima. Seguite il canale, mi raccomando. E mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Ciao, alla prossima. Yeah.